sono state le mamme e i bambini i protagonisti assoluti del coloratissimo corteo che ha attraversato la piana fiorentina fino alle porte del capoluogo toscano per dire no alla costruzione dell'inceneritore di Case Passerini, no all'ampliamento dell'aeroporto di Peretola e sì alla ripubblicizzazione dell'acqua. Un corteo pacifico che ha visto sfilare 2000 persone circa, preoccupate per l'effetto combinato che quelle che loro chiamano le grandi opere avranno sui cittadini della piana. Saranno la salute, sarà la qualità della vita dei cittadini ad essere definitivamente compromessa se questi impianti, se queste realizzazioni andranno a buon fine dal punto di vista dei decisori. Ecco perché noi siamo rimasti gli unici anticorpi, è naturale, è la comunità che si deve mobilitare per impedire che questo scempio avvenga. E la comunità si è mobilitata e come? 20 le associazioni promotrici della manifestazione, cui si sono aggiunti i movimenti e i partiti, compreso il candidato governatore per la lista del sì, Tommaso Fattori. Tutti quanti uniti da un'idea. I progetti alternativi ci sono. Per quanto riguarda l'inceneritore, sono la raccolta differenziata e il recupero dei materiali. Per l'aeroporto si può utilizzare quello di Pisa, quello già ora di Peretola va ridimensionato e va migliorato il collegamento tra Firenze e Pisa. Nel frattempo i manifestanti hanno chiesto che si faccia uno studio imparziale che certifichi l'impatto ambientale del nuovo aeroporto fiorentino.